L'intervento conservativo sulla statua ha previsto una prima fase di indagine diagnostica finalizzata alla conoscenza dei materiali costitutivi e di quelle che erano tutte le superfetazioni realizzate durante i diversi interventi conservativi che si sono succeduti nei decenni. E quindi, una volta appurato attraverso infrarosso, ultravioletto, XRF, la qualità dei pigmenti utilizzati e soprattutto con la realizzazione delle stratigrafie, quali erano i colori originali, si è proceduto alla rimozione di quelle che erano queste superfetazioni e di tutte le ripinture presenti sul manufatto, fino ad arrivare ai colori utilizzati dall'artista in fase di esecuzione del manufatto. Successivamente si è proceduto alla rimozione di tutte quelle che erano le decorazioni presenti sia sulla veste del bambino, sia sulla cintura della Madonna e sul velo che coprivano le spalle della Madonna stessa. Decorazioni che una volta rimosse hanno portato a ritrovare i colori originali di un ocra meraviglioso per quanto riguarda il velo, la veste bianca del bambino con i bordini dorati e una cintura completamente priva di decorazioni, quindi con una decorazione soltanto realizzata con foglia d'oro nella parte superiore ed inferiore. Al centro della cintura si trova un castone con una pietra, un vetro che vorrebbe essere un rubino che andrebbe in futuro cambiato in maniera tale da dare più dignità alla statua stessa. Una volta ritrovati i colori originali si è proceduto all'operazione lunghissima di cercare di dare una nuova consistenza materica alle parti che ormai si trovavano staccate, che erano in fase di decadimento. E quindi si è proceduto al consolidamento del legno, alla realizzazione delle stuccature superficiali e di profondità in maniera tale da dare una nuova solidità alla statua stessa. Fatto questo, la statua è stata verniciata e successivamente si è proceduto a quello che era l'operazione di ritocco pittorico realizzato con i colori a vernici nelle dove appunto si trovavano le lacune ormai dovute all'usura del tempo e soprattutto all'uso del manufatto. Fatto questo si è passati a una protezione superficiale, ma soprattutto sui fiori sui racemi presenti sulla veste della Madonna si è notata strati su strati applicati nei decenni di porporina, di oro, di argento, fino quindi attraverso le stratigrafie abbiamo capito che il primo strato originale era in oro zecchino, quindi quelli che erano le decorazioni realizzate a stucco sono state poi successivamente ricoperte dall'artista con foglia oro. E quindi trovate questi brandelli originali di doratura e con la sovrintendenza e con Don Giuseppe si è deciso appunto di riproporre queste dorature con foglia oro a 24 carati, quindi oro zecchino, finalizzata a una futura conservazione vista l'inossidabilità dell'oro stesso. E quindi una volta realizzata questa doratura tutta la superficie è stata coperta e protetta con più strati di vernice finalizzata alla buona conservazione dell'opera. Per quanto riguarda gli incarnati non abbiamo trovato se non dei piccoli ritocchi, dei piccoli rimaneggiamenti sia sul volto della Madonna che sul volto del bambino, tanto da convincerci a rimuovere soltanto questi e rimuovere quella che era la vernice superficiale che si era ossidata. Quindi quello che noi abbiamo ritrovato comunque sono le superfici originali che abbiamo lasciato come tali.